Ciao ragazzi, sono Happy! Bentornati su Mega Wow! Sono pronto ad iniziare un nuovo fantastico video! Volete sapere come mai sono così su di giri? E vi do un piccolo suggerimento. Non è perché mi hanno eletto unicorno più affascinante dell'anno. Perché forse non tutti lo sanno, ma io sono famoso! Ebbene sì, ho persino lavorato al cinema! No, non è quello che vendeva i biglietti. È per quello che quando uno mi incontra ha l'impressione di avermi già visto da qualche altra parte. D'altronde, uno come me non si dimentica facilmente. Ora, lo so che qualcuno di voi dirà che non è vero, che mi sono inventato tutto. Ah, che noia. Non mi piacciono i rosiconi. Per questo ho deciso di fare questo video, così vi faccio vedere quando e dove compaio. E magari vi racconto qualche segreto. Se siete curiosi, guardate il video e non perdetevi neanche un secondo. Iniziamo! Ecco a voi 6 volte in cui sono apparso in programmi famosi. Allora, iniziamo con il più famoso di tutti. Ho recitato in Titanic! Ma sì, quel film della barca, che poi affonda, che fa anche un po' piangere. Ecco, questa è la scena più famosa del film. È quella sdolcinata dove si baciano e bla bla bla. Ma veniamo alle cose più importanti. Cioè, me, a dire la verità, non ci sarei dovuto essere. Ma c'era un tramonto così bello che mi è venuta voglia di guardare. E poi questi due arrivano e mi prendono il posto e io non vedo più niente. Che bufo. Ecco, mi avete visto? Sono là dietro la balaustra e poi appaio di nuovo, prima che si... baciano. Eccomi! Avete visto che fascino con quella criniera al vento? Ho anche quasi vinto un Oscar per il film. Magari poi mi metto una foto con il regista alla premiazione. Peppa Pig. Ok, veniamo alle note dolenti. Ebbene sì, sono apparso in un episodio di Peppa Pig. Ma lo giuro, è stato un errore. In pratica mi avevano chiamato per partecipare ad un cartone animato, ma non mi avevano dato l'indirizzo giusto. Ecco che quindi, mentre cammino tra gli studi, è successa una sfortunata coincidenza. Scusi, per lo studio 2? Scusate, non l'avevo visto. Vi giuro che non volevo interrompere. Diciamo che sono stato un po' distratto. Però nessuno mi aveva avvisato. Me contro te. Un'altra collaborazione di cui vado molto fiero è quella con i Me contro te. Mi hanno chiesto di partecipare al loro video musicale del Signor S. È perché avevano bisogno di un ballerino di riserva e io ho subito detto sì. E quando ti capita di nuovo un'occasione così tosta? Mi sono allenato un sacco per fare il ballo. Anche se diciamo che forse, e dico forse, non è venuto proprio benissimo. Ma guardate quanto sono migliorato! Allora, cosa ne dite? Lasciate un commento se vi è piaciuto il mio ballo! Miracle Tunes! E poi ovviamente ci sono le mie preferite, le Miracle Tunes! Dato che mi piacciono un sacco e sono anche troppo simpatiche, ho deciso di andare a conoscerle. Così mi sono nascosto dove facevano le riprese e... beh, questo è il risultato! Ok, non mi si vede bene neanche qua, ma quel corno è mio, è evidente! Facciamo una slow motion, così vedete meglio. Poi, mentre ero lì, sono riuscito a parlargli e abbiamo fatto amicizia! Tanto che sono anche in un loro video su YouTube! Che ridere! Magari riusciamo a farci un video insieme sul mio canale, vi piacerebbe? Scrivetemi anche questo nei commenti! Mate! Ho anche partecipato all'ultimo video dei Mate. Quello di Jaden! Lui sì che è uno che spacca! Vi rivelo un segreto. Mi piacerebbe essere come lui. Sapete, fare il DJ, la fama e le luci della ribalta. Avere le gambe. Comunque, dove eravamo? Ah, il video. Beh, diciamo che c'è stato qualche piccolissimo problema. No, aspettatemi! Cioè, io volevo esserci, ma mi sono svegliato tardi. La mia sveglia non ha suonato e sono arrivato solo quando se ne sono andati tutti. Chissà che parte volevano darmi. Ma ve lo dico, la prossima volta mi rifarò. Minions. E poi per ultimo, ma non per importanza, i Minion. Si sa che a tutti piacciono i Minion. Anche se devo dire che a me non tanto, perché sembrano un po' dei limoni. E io odio i limoni. Però detto questo, ho trovato il modo di apparire in uno dei loro film. Ne fanno un sacco e sono tutti bellissimi. E però quello dove c'ero io è stato il più bello di tutti, ovviamente. Allora, guardiamo la scena dove compaio. Ah, vi avviso, dura poco.
Mi avete visto? Ok, forse bisogna fare uno zoom. Eccomi là, tra tutti quei minion! Sono quel puntino azzurro che spunta là in fondo! Io vi avevo avvisati che era molto breve, eh? Poi non è mica colpa mia. C'era troppa gente, non mi facevano avvicinare. Comunque è stato divertentissimo. Ce la siamo spassata alla grande con tutti i loro gadget strambi. Ok, questi erano i 6 momenti in cui sono apparso in TV o su YouTube. E spero che vi siano piaciuti e vi abbiano fatto divertire. In realtà, devo dirvi che alcuni filmati potrebbero essere stati leggermente modificati al computer. E con alcuni intendo tutti. Però è stato divertentissimo! E poi io so che prima o poi diventerò un attore famoso. Che male c'è a divertirsi un po'? E a voi non piacerebbe apparire in qualche film famoso? Oppure con il vostro YouTuber preferito? Bene, il video è finito! Che bello! Se vi è piaciuto lasciatemi un like, mi farebbe molto felice! E se vi va, iscrivetevi al canale di Mega Wow! E che poi è mio! Dobbiamo diventare il canale con più iscritti del mondo! Ci vediamo alla prossima! Ciao!